Entriamo a Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministri. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Due calamai, quattro penne da ufficio, rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla settecentesca e americana Dichiarazione dei diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le quattro penne sono andate a Pacciardi, Saragat, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.